Venezia 80 è iniziata questa mattina, è iniziata per i giornalisti, stasera inizierà ufficialmente. Io sono qui con Marta Perego, ciao. Ciao Giorgio Viaro. Per parlare dei primi film della mostra, il film d'apertura, Comandante, di Edoardo De Angelis, e il film di Liliana Cavani, che verrà premiata col Leone d'Oro alla carriera, L'Ordine del Tempo. Cominciamo a parlare di Comandante, come ti è sembrato, Marta? Ma allora, Comandante, questo film di apertura della mostra del cinema, che è un film di fortissimo impatto visivo, di fortissimo impatto emotivo. Di cosa parla questo film? Ci porta nella Seconda Guerra Mondiale, nel 1940, Favino veste i panni di Salvatore Todaro, che è stato quest'uomo, questo comandante della Regia Marina, che durante un'azione di guerra della Seconda Guerra Mondiale decide sul suo sommergibile, dopo aver affondato un mercantile belga, di non lasciare in acqua, insomma, i superstiti, ma di salvarli sostanzialmente. È un film che lancia anche un grande messaggio, insomma, della legge del mare, che supera, no, le leggi della guerra, in fondo. Sì, quando viene accusato dai belgi, che ovviamente vengono salvati, ma in gran parte nutrono astio nei confronti degli italiani, perché comunque gli italiani in quella fase storica sono fascisti, stanno insieme con i nazisti, il Belgio sta per entrare in guerra invece con gli alleati, accadrà poco dopo i fatti raccontati nel film, danno del fascista a Favino e lui dice: io sono un uomo di mare, quindi in qualche modo la legge del mare che va oltre la legge della politica. Tu dici che il film, in qualche modo, come dici tu, è un film molto spettacolare, un film molto costoso, quasi 20 milioni di budget, scene di guerra, all'allurno, anche il respiro un po' dei film bellici americani, ma a me ha ricordato in qualcosa anche nei momenti più poetici, romantici, la voce fuori campo, le donne che vedono i loro uomini partire, il film di Malik, no? Con sì, questa poesia che viene raccontata fuori campo. Sì, sì, poi secondo me la forza del film è proprio che ti butta nella guerra. Tu sei nel sommergibile insieme a questi ragazzi che si imbarcano non sapendo quale sarà il loro destino. Questa poesia che tu racconti si vede molto, no, nella scena d'apertura, quando ci sono queste donne, le ragazze che accompagnano i ragazzi in guerra. Ci sono delle scene anche molto forti, ci sono delle situazioni, no, in cui questi ragazzi, no, si incontrano, si scontrano, poi ci sono diverse lingue, diversi dialetti, perché arrivano da tutte le parti d'Italia. Ci sono anche dei momenti però di leggerezza. Sicuramente un punto di forza secondo me è proprio questo, cioè che ti mette, ti sembra di essere lì, ecco, e questo è davvero molto forte e rende il film ancora più attuale. Favino continua a impegnarsi nella sua mimesi degli sì, accenti di tutta Italia. Credo che gliene manchino. Esatto, credo che gliene manchino pochi ormai, in questo caso veneto. In particolare dicevi? Il chiozzotto. Chioggia. Oggi in realtà in conferenza stampa diceva che poi hanno preferito, insomma, al chiozzotto, che a quanto pare è più. Tu sei più di quei posti, sì, quindi sì, lo dovresti conoscere un po' meglio. Però un po' più con un po' più di cantilena hanno preferito, insomma, un accento veneto un po' più pulito, no? Sì. Sì. Beh, in particolare l'accento veneto viene fatto benissimo dal secondo, sì, dal secondo sì, in comando, all'interno, Massimiliano Rossi, all'interno sì, del... Che è napoletano lui, che è napoletano, e fa molto bene l'accento, sì, l'accento sì, veneto, è proprio un accento veneto molto, molto comprensibile. E quello di Favino è un po' più strano, c'ha delle contaminazioni sì, slovene, insomma, probabilmente l'accento chioggiotto che io conosco meno bene, io sono padovano. Insomma, hanno ricostruito questo sommergibile sulla base, insomma, delle carte dell'epoca. Il film è stato girato in gran parte dove hanno ricostruito delle parti a Cinecittà, ma poi è stato portato al largo in mare. Hai anche... Ho anche il libro. Guarda, cioè, facciamo vedere tutto a questo punto. Questo è uscito da un po', tra l'altro, sì, questo romanzo. Sì, che è praticamente la sceneggiatura trasposta poi al romanzo. E questo, insomma, è Edoardo De Angelis, che è il regista, che ha scritto la sceneggiatura, insieme a Sandro Veronesi, straordinario scrittore. Diciamo che poi la mano di Sandro Veronesi si vede, insomma, anche nella scrittura poi del film e nei dialoghi. Il secondo film della giornata di apertura, fuori concorso, dicevamo, è L'Ordine del Tempo di Liliana Cavani, che è anche Leone d'Oro alla carriera, e qui siamo nel campo della fisica, nel senso che la cosa strana è che è un film narrativo ma tratto da un saggio di Carlo Rovelli, che tu hai letto, tra l'altro, Marta. Quali sono i collegamenti tra la parte narrativa del film e il saggio? Ma allora, collegamenti nessuno, nel senso che la parte narrativa, come ha raccontato anche Liliana Cavani oggi, è di sua totale invenzione, che però ha preso spunto da questo libro, che è un saggio che vi consiglio di leggere perché è molto bello, di Carlo Rovelli, che ha questa capacità divulgativa pazzesca, certo, di farti capire cose difficilissime della fisica e farle capire comuni mortali. Però, insomma, quello che hanno in comune è il nucleo centrale, il concetto che c'è al centro, cioè il senso del tempo. Carlo Rovelli, nel libro che
che cosa fa? Fa una sorta di excursus con degli esempi anche pratici di quello che è stato, come si è riflettuto dal punto di vista della fisica sul concetto di tempo a partire da Newton, da Newton fino alla fisica relativistica che ormai conosciamo benissimo grazie ad Oppenheimer, e il senso qual è? Che il tempo fondamentalmente non esiste, il tempo è un concetto, un costrutto non assolutamente oggettivo che ognuno ha dentro la sua testa e che poi in qualche modo rivede, no, nei fatti, negli eventi, no, che gli succedono fuori. E questo è un po' il nucleo del film. Poi tutta la costruzione narrativa che c'è intorno invece è di Liliana Cavani, che faccio raccontare a te, Giorgio. Sì, la racconto io, ma in realtà io qui cito una delle firme di Best Movie, che è Davide Stanzione, che dice che il film sembra Melancolia girato da Veltroni. Credo che sia una definizione perfetta, nel senso che appunto il tema è quello, sì, di un meteorite che colpirà o potrebbe colpire, nel film non si capisce bene, la Terra, e c'è un gruppo di amici, diciamo una famiglia, poi attorno a questa famiglia un gruppo di amici alto borghese, vive in una villa meravigliosa sul mare, che aspetta la possibilità di questo evento facendo un po' un bilancio delle proprie vite. Quindi sì, c'è questo elemento del cinema borghese italiano con i suoi pregi e i suoi difetti che si mischia a questa anche un idea. Po' perfetti sconosciuti, se vuoi, anche un po' perfetti sconosciuti, ci sono un po' di rivelazioni, no? Un po' di coppie che scoppiano, che forse implodono, non si sa, quindi c'è questo elemento un po' melò, comunque così, di commedia sullo sfondo di questo elemento fantascientifico. E poi c'è una bella riflessione anche sul rapporto, no, tra l'amore e il senso del tempo, che cos'è l'amore, forse l'unico modo che abbiamo, no, per uscire dal tempo. E poi mi è piaciuto molto il personaggio, no, della sua, a un certo punto insomma ci sono vari personaggi, c'è Edoardo Leo che un po' veste i panni di Rovelli, è un po' lo scienziato, poi c'è un'altra scienziata, uno psicanalista eccetera, e poi ci sono queste scene che sembrano un po' avulse dal contesto, in cui Francesca Einaudi, che è una fisica, una delle protagoniste, incontra questa suora che offre insomma la sua visione, no, anche un po' della spiritualità, cioè andando alla fine noi possiamo ricercare tutto, possiamo cercare di capire attraverso la scienza il senso del tempo, delle curvature spazio-temporali, ma poi rimangono sempre delle domande, no, insolute. E questo, se siete curiosi, esce domani, anzi oggi, in sala, quindi a vostra disposizione. Grazie Marta, ci rivediamo domani. Ciao, a ciao. Domani!